Quindi, carissimo Daniele, buon pomeriggio. Ciao Mariano, come va? Tutto bene, aspettiamo un attimo che iniziamo a collegare praticamente tutti gli amici. Si Bene, allora, sente questa fase, o no? nel frattempo che attendiamo i vari amici che si collegano, giusto i tempi tecnici di collegamento con la pagina Facebook, intanto ti volevo salutare. Ti vedo bene, ti vedo abbronzato. Questo è il frutto dei tempi, il lavoro che stai facendo in campagna. Che cosa stai facendo in questo periodo? Dirò la verità, praticamente in questi giorni mi sono riscoperto pittore. Ovviamente la mattina siamo sempre collegati con i ragazzi, siamo sempre collegati, no? Attraverso la scuola, attraverso la DAD e lo smart working. Ma devo dire che mi sono riscoperto pittore, mi sono riscoperto tagliaerbe, mi sono riscoperto un po'. Stiamo facendo veramente un sacco di cose che non riuscivamo a fare Secondo prima. me, più che riscoprire, ti stai confermando contadino, tagliaerbe, Beh, diciamo che, l'uomo della piscina che sistema perennemente la piscina. ma devo dire che effettivamente l'agricoltura si sta molto avvicinando al mondo del food, mai come quest'anno. Ne parlavamo proprio con Potere Anarchico, che avremo tra qualche minuto praticamente online. E Presidente, devo dire. prima di andare a presentare, diciamo, tutti gli ospiti di oggi, una domanda, che volevo farti da qualche giorno. Com'è questa esperienza di lezioni online che state portando avanti a scuola? Però dovresti Ma perché provare ad alzare un po' la telecamera perché ti vedo, non ti vedo. poi mi copri il mio Asso Trulli e Grotte, che è il Si canale vede, si dedicato vede. alla nostra associazione, quindi è importante. Tra l'altro, oggi ho voluto mettere anche una giacca appesa proprio al nostro stendardo per andare a valorizzare quella che è, non so se hai notato, quello che è successo tra l'altro a Bruxelles, dove avremo proprio il presidente della FIC Belgio, lo avremo proprio online settimana prossima. Ed è successa una bellissima cosa perché hanno inserito tutte le giacche da cuoco sulla piazza più importante di Bruxelles. Non so se l'hai vista stamattina. No, non ho ancora visto, È avremo stata piacere a veramente una cosa questo punto, molto, molto carina, no? Tra quando l'altro, sarà ospite il presidente, di vederlo. Bene, no, assolutamente. ero curioso di sapere l'esperienza tua, diciamo, in poche battute, ma anche e soprattutto l'esperienza dei ragazzi, come stanno vivendo questi momenti, diciamo, in isolamento, con le lezioni fatte da casa, senza poter assaporare o comunque stare insieme ai propri compagni e con il docente a scuola. Allora, sicuramente i ragazzi non la stanno vivendo al 100%, nel senso che a noi, soprattutto insegnanti, dispiace il fatto stesso che non si possano vedere, no? Abbracciare, il quotidiano, insomma, è sempre molto vissuto. Però io, diciamo, sto valorizzando questa DAD a distanza, proprio questo smart working, proprio per dare loro la possibilità per il futuro, perché secondo noi il futuro sarà proprio questo, quindi il loro lavoro si andrà a manifestare sicuramente nei diversi ambiti attraverso quello che è un lavoro da casa. E quindi noi stiamo spronando proprio i ragazzi a collegarsi con la nuova tecnologia e andare ad approfondire quelle che sono le tematiche dell'alta tecnologia, proprio per fare in modo che, insomma, anche loro non abbiano, diciamo, ecco, i difetti che stiamo affrontando noi all'interno del settore tecnologico. Quindi ben Diciamo. venga. Ben venga, perché si dice che l'Italia sia indietro in questo, però in realtà, ecco, i ragazzi ce la stanno mettendo tutta, devo dire. Quantomeno alla fine di questa esperienza, speriamo fatta diciamo in tempi molto brevi, e quindi da settembre speriamo che si riprenda l'attività di laboratorio, quantomeno potranno provare a condividere con i loro amici, quello che stanno apprendendo in questi giorni. Questo sicuramente è il fattore positivo del momento. Va bene, nel frattempo già c'è qualche amico che ci sta seguendo e noi li ringraziamo perché sono anche oggi pomeriggio con noi e vorranno sicuramente sentire, ascoltare dai protagonisti della giornata quelle che sono le impressioni a 2 mesi e un giorno, se non mi sbaglio,
di lockdown, ma qui ogni ora ci sono nuove notizie, ogni ora si parla di nuove aperture, tant'è che già dal 18, qui almeno nella nostra regione, la regione Puglia, saranno aperte altre attività commerciali, quali barbieri, centri estetici e parrucchieri. Speriamo che le aperture vengano allargate anche al comparto enogastronomico, quindi alla ristorazione e ai bar, che come sappiamo ci toccano più da vicino. Bene, A dovremmo proposito di avere. questo, abbiamo in linea il nostro presidente che mette online Ecco, proprio in questo momento. Diamo infatti lo il stavo per dire. benvenuto a Rocco Pozzulo, il nostro presidente nazionale. Presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e a Buon tutti. pomeriggio, Ciao. presidente, come va? Siamo a casa e almeno in salute stiamo bene, poi per il resto è un momento di grande sofferenza. Ecco, diciamo agli amici che ci Sì, ascoltano da dove lei è collegato, Presidente, dove si trova? io abito a Potenza. Ah, ecco, bene. Sto qua, diciamo, risiedo qua. Ultimamente, questi 2 mesi, ho vissuto molto casa, cosa che non facevo da anni. Come Con la tutti. presidenza, come tanti presidenti che sbattono a destra e a manca, insomma. Non ci voleva Presidente, però. noi siamo onorati, è un piacere No, averti qui come figuratevi. ospite. Sei sempre stato per noi, diciamo, un punto di riferimento, no? Per tutti i presidenti insomma, di area, regionali e quant'altro. Noi abbiamo sempre molto ammirato la tua lungimiranza spiccata, no? E quindi, tra l'altro, sei anche il capo di un'associazione di categoria che è la più importante in Italia. In effetti stiamo vivendo un grande periodo di grossa crisi nel campo turistico e enogastronomico e non c'è, secondo me, frase migliore di quella che abbiamo coniato forse in federazione, quella che con Rosati abbiamo coniato quando ci siamo detti ci sono persone che si perdono nel dire e ci sono invece persone che si ritrovano nel fare. Ecco, noi come ambasciatori del gusto nel mondo ci ritroviamo molto nel fare, nell'operare, nel creare staff. Noi quello che vorremmo capire oggi dal Presidente nazionale è come si stanno comportando in realtà le linee guida del governo, cioè come stiamo affrontando questa situazione. Ci puoi dire qualcosa? Sì, beh, noi abbiamo iniziato innanzitutto a fare rete con le altre associazioni, prima dei cuochi, sviluppando attraverso una riunione poi delle richieste al governo, poi sono aumentate queste richieste e sono entrate a far parte anche altre associazioni di categoria, tra cui quella che è molto importante, che è Soldius, che rappresenta non solo Federazione Italiana Cuochi, ma bensì la Mira, che è la parte dei direttori di sala, la dei direttori d'alberghi, i sommelier, insomma, tutti gli altri. I governanti e quant'altro, no, ci sono un po' tutto il settore del turismo, che è poi è la parte trainante per quello che riguarda diciamo, il nostro paese, perché sapete benissimo che non dico la più, perché poi io, noi parliamo di noi stessi, se non è la più sacrificata in questo momento, la più colpita, ma è tra le più colpite il settore della ristorazione, non solo ristorazione, quindi parliamo di hotel, di tutto, insomma, ristorazione e ricettività. Io non sono il capo, insomma, sono il presidente, il responsabile di una situazione. Sono a capo, come si vuol dire, ma qua non c'è poco da fare perché la federazione è molto democratica, per cui sono qua perché qualcuno ha voluto, ho messo a disposizione il tempo oltre le competenze, come fanno tanti nel territorio. Diciamo, un momento particolare, il governo, io non sono un politico, da quello che ho potuto percepire è che soldi non ce ne sono, se non arriva un aiuto europeo ci sarà una grossa difficoltà, ma vi parlo da cuoco. Non dal governatore, non lungimirante altro. Chiaramente ho visto che invece per la parte dei cuochi, cioè per coloro che sono dipendenti, è stato prolungato la cassa in deroga fino al 31 ottobre, la NASPI, se non erro, insomma, la disoccupazione prolungata di 2 mesi per quelli che sono stagionali, perché poi nel settore ristorazione ci sono alcuni che sono ancora più colpiti. Uno è il settore dei stagionali che non avendo contratto avranno grosse difficoltà. Se c'è questo prolungamento è già qualcosa. Il settore di cui parleremo oggi alle 5 in diretta sia social su Facebook della Federazione Italiana Cuochi, così come al canale YouTube, parliamo di un settore che è colpitissimo, che è quello del catering e banqueting. Perché se la ristorazione prevede un'apertura,
anche a stento c'è anche l'altro discorso, che la problematica per chi fa banchettistica, da dove parlate voi, chiaramente la regione Puglia è molto avanti su questo settore, diventa difficile pensare a regalare emozioni a delle persone quando non si possono toccare, abbracciare, in un momento come quello, per esempio, del matrimonio, che è, non dico il più, è uno dei momenti più importanti della nostra vita. E appunto per questo io le volevo fare una domanda, Presidente. Qual è il supporto in questo momento onestamente difficile che stiamo vivendo? Qual è il supporto che la Federazione Italiana Cuochi sta dando ai propri associati? Come vi state predisponendo, ecco, per dare dei consigli, il braccio, insomma, a tutta la platea degli associati che sono tanti in Italia? Allora, noi abbiamo nell'immediato, era già in mente, l'avevamo già iniziato a fare, il servizio call, per dirlo in italiano, di chiamata agli associati, perché facciamo costantemente un sondaggio telefonando per sapere se gradiscono i nostri servizi. In quel momento abbiamo pensato invece di fare delle chiamate ai soci in tutta Italia, quindi attraverso i referenti regionali, e poi in alcune regioni addirittura i presidenti hanno chiamato per sentire gli associati, per dare, tra virgolette, per quello che può servire, perché qua alla fine tutti, uso il termine, battono cassa, nel senso che la problematica sono i soldi, il lavoro mancante o altro. E noi invece abbiamo garantito almeno un minimo di conforto per sentire. Sapete, quando una persona è giù di morale, in alcuni casi, se parliamo del Nord Italia, tanti hanno perso dei parenti o altri. Io personalmente ho perso un amico per questo coronavirus. Che succede? Che almeno si dà un po' di conforto una telefonata, è il minimo che può fare un'associazione. Noi siamo anche all'interno del tavolo tecnico del CNA, che è la Confederazione Nazionale degli Artigiani, e che noi non possiamo stare al governo a discutere, siamo un'associazione di categoria, non vogliamo adesso far pensare che è importante come associazione, ma non siamo Confcommercio o altri, ma stiamo al tavolo tecnico del CNA, ogni venerdì ci sono delle riunioni e ogni passaggio che è stato fatto, così come quello del CNA, così per esempio come nel fare rete con le altre associazioni di categoria, così come per esempio il Ministro della Salute ci ha chiesto delle linee guida, noi l'abbiamo immediatamente rivolte ai nostri dirigenti, i quali poi a cascata hanno chiesto consigli, in maniera da per fare gruppo e fare unione e poter dire che un domani, nella ripresa, chiaramente siamo stati noi attori principali di queste linee guida o quant'altro. È ovvio che in questo momento abbiamo fatto una miriade di appelli, scritto al Ministro chiaramente dell'Economia, ma capiamo che tutti stanno scrivendo, che tutti stanno parlando, tutti si stanno occupando di quello che è il loro settore, la preoccupazione di tutti quanti. Però queste azioni concrete sono state forti. Abbiamo nella nostra app, ma questo è disponibile anche per chi non è associato, un tasto scritto come tutti, Covid-19, dove mettiamo chiaramente in aggiornamento continuo quello che sono anche disposizioni governative, nuovi decreti e quant'altro. Torno a ripetere, stiamo facendo quello che una federazione non dovrebbe fare, ma non si dovrebbe occupare di altro, ma in questo momento c'è un'emergenza. Esempio, per i nostri associati abbiamo anche creato la formazione online, quindi il nostro associato oggi, comodamente da casa, può seguire chiaramente queste formazioni, che poi resteranno fisse nel nostro canale di riferimento, che è l'applicazione o il sito web. Abbiamo anche predisposto un manifesto orizzontale parlando di valori della ristorazione. Abbiamo iniziato con l'accoglienza e la tavola. Oggi, come vi dicevo, c'è il manifesto continuo con le prospettive future per banqueting e catering. Quindi abbiamo fatto questo e quant'altro, tutto per dare chiaramente delle idee di supporto. È normale che una federazione non riesce, ma non è nata per questo, per dare lavoro o altro. Qualcuno ci ha chiesto anche di fare sindacato, ma l'associazione non prevede questo nel suo statuto. Se domani i nostri associati ci chiederanno questo, però vi faccio una domanda: io cosa devo tutelare se oggi si parla che lavoro non ce n'è? Cioè, faccio il sindacato per tutelare il lavoro, ma quel lavoro non c'è. Dovrei fare un'azione per creare lavoro, ma diventa difficile. Io vi parlo di dati tramite il nostro presidente della FIC Promotion, che ha la figlia che lavora in Giappone. Lì c'è già una ripresa. La Corea, per aver seguito alcune disposizioni e anche per una mentalità di convivenza col virus, sono già alle prese intorno all'80%, si parlava soprattutto nel settore chiaramente ristorativo. Ma sono anche dati per una cultura
differente, insomma. Stiamo parlando di loro usano la mascherina normalmente non tanto per proteggersi quanto per non creare problemi all'altra persona. Dobbiamo essere onesti, noi non abbiamo questa cultura, forse entrerà nella nostra testa adesso, questo è bene. È ovvio che, torno a ripetere, ho sentito l'altro giorno il ministro Franceschini che ha detto che dobbiamo, che darà il suolo pubblico gratuitamente per quest'anno a tutte le attività di ristorazione, che non è solo ristorante, pasticcerie, bar e altro. E sono buoni segnali questi, piccoli segnali, è chiaro che serve la liquidità. Ci hanno chiesto per i cuochi, ma noi dobbiamo pensare oggi al ristorante che dà lavoro al cuoco. È chiaro che pensiamo al cuoco che perde il lavoro, siamo al loro fianco, ma principalmente se la ristorazione non apre il ristorante e non lavora, tenete presente che avremo grossi problemi, ma grossissimi problemi. Sono loro che danno lavoro ai cuochi. A parte poi il settore, faccio un esempio, noi all'interno della federazione abbiamo circa 3.000 persone che sono chef patroni, quindi cuochi e ristoratori. È normale che in questo caso io ne sento tantissimi amici, hanno grossi, c'è gente che ha fatto investimenti per 500-600 mila euro che prevedeva eventi che oggi sono bloccati, e quindi sì, hanno bloccato i mutui, qualcosa è stato fatto, ma di fronte all'impegno preso col privato anche per i fitti, io non posso dire a un privato non ti voglio pagare più perché ho difficoltà, e la persona dice vabbè, okay, la difficoltà è la tua, ma io per anni mi sono costruito un gruzzolo, ho comprato un, non so, dei locali per fittarli. Lì è stato chiesto con l'altra situazione il credito d'imposta fino al 60%. Ci siamo mossi in tutti i campi. Attendiamo adesso risposte. L'altro giorno abbiamo fatto anche una protesta simbolica rimanendo a casa perché le disposizioni del governo bisogna seguire. Infatti volevo, la mia domanda era esattamente quella. Quanti di voi hanno partecipato a questa protesta simbolica? Beh, noi non abbiamo chiesto tanto di partecipare, però abbiamo fatto, infatti io non mi sono messo per non togliere visibilità ai tanti cuochi. C'erano molti presidenti delle province, soprattutto quelle del nord, delle province, delle regioni più colpite, ma è stata la condivisione, abbiamo toccato quasi 375.000 contatti sul sito web, per cui significa che era necessario la condivisione e l'ascolto. Era molto semplice, ascoltateci, stando in silenzio, muovendo mestolo e padella, che sono due oggetti che tutti i giorni, in questo momento, stanno mancando a noi, soprattutto a chi tutti i giorni sta in cucina. Era una protesta rumorosa per far capire, ascoltateci, abbiamo messo in campo, non solo come federazione, ripeto, con tutte le altre associazioni di categoria, abbiamo chiesto dei punti, per cui vogliamo che il governo ci ascolti e spero che lo faccia più presto, perché altrimenti la situazione diventa critica. Non basta, ricordatevi, scusa e chiudo, solamente l'asporto o il delivery che dicono alcuni, non è sufficiente, è solamente un palliativo in questo momento il poter dire se ho 100 persone, 100 posti a sedere, ne potrò inserire 40, poi nella sfortuna, la fortuna che adesso è maggio, giugno, si avvicina e possiamo mettere dei tavoli fuori per la distanza sociale, arriverò a 60 posti, qualcos'altro lo faccio con l'asporto e almeno riesco a portare avanti qualcosina, ma questo non significa che possiamo campare. Il ristorante nasce con l'idea della convivialità e così deve rimanere. Non è pensabile fare ristorazione mandando i prodotti a casa. Oggi però ci sono alcuni che so che stanno lavorando in questa maniera. Sì, stanno andando verso quella direzione, effettivamente. Vanno avanti, insomma, tirano. Presidente, noi sappiamo che è sempre super indaffarato. La ringraziamo per il suo tempo e magari ci vediamo più tardi direttamente nella diretta della Federazione Italiana Cuochi, che avverrà per le ore 17. Esatto. Anche 17. Lo ricordo, così okay. Lo ricordiamo a tutti i nostri soci. Grazie infinite, Presidente. Grazie a voi, saluto a tutti. Ciao, grazie Presidente, buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Allora, ecco, parole effettivamente, il Presidente giustamente sta facendo, di come tra l'altro noi in Puglia sta facendo veramente tantissimi tavoli tecnici. Beh, quindi, sicuramente mettere in questo momento, mettere un po' di pressione sul collo a chi ci governa per salvaguardare non tanto il singolo posto di lavoro, il singolo ristorante, ma un intero comparto è importante. Certo. Parliamo di una grandiosità. Bene, adesso usciamo un po' da quello che è il seminato italiano per andare a guardare quello che succede nel mondo. Tant'è vero che abbiamo in diretta un nostro grandissimo chef che salutiamo. Massimo, sei online, come stai? Un ospite di eccezione. Ciao Massimo.
Ecco, Massimo ciao, si ciao. Presenta da solo, tra l'altro no, è un nostro, è una nostra punta di diamante, tra l'altro lui è un nostro associato sin da ragazzino, insomma, seguiva già l'Asso Trulli e Grotte, e quindi facciamo dire a te quello che fai oggi, Massimo, e quello è dove secondo te possiamo andare ad avere un inizio attraverso questa problematica, quali sono i paesi che si stanno iniziando ad aprire, che si stanno lanciando. Dici di te, certo. E dacci delle belle notizie. Perfetto, dai, chi non mi conosce, sono Massimo Sgobba, sono lo chef corporativo di Veratour, seguo 43 villaggi in tutto il mondo, dall'Italia all'America, Caraibi, Oceano Indiano, Sudafrica, insomma, in tutto il mondo abbiamo un nostro club, una nostra bandiera. Ultimamente con questa crisi che ci ha messo un posto COVID-19, ci ha bloccato un pochettino, però stiamo per vedere, ancora non è tutto chiaro, non è tutto ancora, perché ci sono tanti punti che non ci sono ancora, e dovremmo riaprire, tra parentesi. L'Egitto, dalle ultime notizie emanate ieri dal ministro del turismo, da metà maggio vuole già aprire per il turismo locale. Che significa, dice locale, sì, a Sharm, che sono come Lombardia e Sicilia, la gente deve prendere per forza un aereo per andare. E già da metà maggio ci sarà questa possibilità a riempimenti del 25% per iniziare, con tutte le precauzioni. Insomma, ci deve essere un dottore, ci deve essere una zona in caso viene trovato qualche persona con sintomi, con tante... dettagli e tante cose che deve essere la prima cosa, la sicurezza sia per l'ospite che per chi lavora nel centro del villaggio. Massimo, ecco, tu intanto da dove ci conta, da dove chiami? Dove allora, sei adesso? Io ora sto chiamando dalla Lombardia, sono nella zona più colpita in Italia. Qui già in Lombardia anche ci sono già, oggi facendo il giro nel mio paese, nella mia città, qualche bar aperto già si vede, il caffè lo puoi prendere, lo puoi portare. Abbiamo sentito di una grossa manifestazione di due giorni fa, tre giorni fa, con manifestazione di piazza. Sì. Insomma, la situazione non è una delle migliori delle regioni in Lombardia adesso, però la voglia di ripartire, perché come sappiamo, la Lombardia, come il Veneto, come altre regioni nord Italia, sono il cuore dell'Italia. E se questi paesi si fermano, di conseguenza si ferma anche tutta l'Italia. È brutto dirlo, però è la realtà, è questa qua, secondo il mio parere. Beh, oggi il tuo compito è quello di farci viaggiare per il mondo. Ecco, parlaci un po' di Veratour, il numero di questo grande colosso italiano, no? Presente nel mondo. È una famiglia italiana, la proprietà è Pompili. L'anno scorso, nel 2019, abbiamo fatturato 250 milioni di euro. È una delle società più sane in Italia, anche se altre aziende come può essere Alpitour eccetera eccetera hanno un fatturato molto più grande del nostro, però hanno meno marginalità, meno guadagno. Noi, grazie a Dio, perché la società ha 30 bilanci in positivo, quest'anno ha fatto 30 anni la Veratour che è in Italia, riesce sempre a guadagnare su 8, 9, 10 milioni di netto annuali. E questo ci fa, a noi dipendenti, siamo più o meno in tutta la sede a Roma, perché la sede a Roma sono 130 dipendenti. Poi abbiamo le società di appalto che ci danno sia cuochi, animazioni, assistenza. Arriviamo sugli 800 persone che lavorano in questi nostri villaggi italiani. Io seguo la parte ristorazione, food and beverage di tutta la società. E seguo più o meno dagli 85 ai 90 cuochi, tra chef, pasticceri, capopartiti, siamo una novantina, più lo staff locale che troviamo in Egitto, a Zanzibar, Grecia, eccetera, eccetera. È una bella realtà, è stata premiata negli ultimi anni come migliore villaggistica.
non so più. È fantastico, Massimo, una bella azienda, noi che ci lavoriamo dentro stiamo bene. Sì, io volevo farti un paio di domande, Massimo. Come vedi la situazione di ieri che si è dimostrata sui Navigli? Sui Navigli tutti i ragazzi sono praticamente, come gli hanno dato il là per uscire, sui Navigli si è scatenato l'inferno ieri, a quanto pare. Infatti oggi era su tutti i telegiornali. Sì, sì, è successa questa cosa. Per fortuna che i locali erano chiusi, Ecco, l'unica volta che possiamo dire che è stata una fortuna. Perché l'ultima volta che erano aperti, di lì a 3, 4, 5 giorni dopo, insomma, c'è stata una vera e propria emergenza sanitaria in Italia, partita dalla Lombardia. Questa cosa che si è verificato, purtroppo, si può dire che è un po' di irresponsabilità, perché dopo due mesi con tante amarezze, perché, ripeto, la Lombardia ha passato momenti con perdite di cari, eccetera, eccetera, amici, anche a me sono mancati altri amici, tantissimi, e si è voluto uscire da questa prigione, perché è veramente stata una prigione per tutti noi, perché oltre ad avere paura, anche uscire fuori di un metro di casa, perché il virus circolava e circola ancora in maniera esistente. Allora, questa cosa l'ho visto un po' irresponsabile da parte dei ragazzi, che non hanno capito veramente la serietà del problema. Certo. E sicuramente era da adottare più controlli nell'apertura che quanto era chiuso, secondo me, da parte della polizia municipale o delle forze dell'ordine, perché abbiamo visto che dentro una pineta due persone hanno mandato l'elicottero. E lì c'erano un assembramento di quel genere, non è arrivato nessuno. Insomma, non è stata una bella cosa. Certo. Massimo, mi dicevi che in partenza avrete sicuramente Egitto? Sì, allora, in partenza abbiamo più o meno delle idee, che però aspettiamo il nulla osta, diciamo, sia delle compagnie aeree, perché per raggiungere queste destinazioni abbiamo bisogno che gli aeroporti dove andiamo riaprono, quella è la prima cosa principale. Dopo bisogna vedere, perché noi viaggiamo con dei charter, i charter è diverso dalla linea, già sono voli già organizzati, e bisogna vedere anche come funziona e quante persone possono entrare in questi aerei, perché la vacanza all'estero può costare anche meno dell'Italia, perché il volo eccetera eccetera costa anche di meno, perché già è stato venduto e acquistato prima che, capisci, no? Il volo già l'hanno venduto la compagnia aerea, appunto dopo è il tour operator che deve riempire il volo. Allora ancora non si sanno queste cose. La Grecia nel 15 maggio farà anche una riunione per vedere se riesce ad aprire i porti e gli aeroporti per l'Italia. L'Egitto il primo metà maggio vuole aprire per il locale, e metà giugno, fine giugno, vuole aprire per il turismo internazionale al 50% del fabbisogno dell'albergo. Le altre destinazioni, diciamo Caraibi, eccetera, eccetera, ancora non se ne parla, perché sono paesi un pochettino delicati, diciamo, con uno sviluppo un pochettino più basso, allora non vogliono rischiare un'apertura prima del tempo, diciamo. Massimo, quanti aerei prendi all'anno con la gestione di tutto il personale che hai? Beh, sono arrivato l'anno scorso più o meno a 70-75 voli tra nazionale e internazionale. Internazionale si parla di 12-13 ore, 14 ore quando vado in Messico, a Cuba, a Santo Domingo, Giamaica, Thailandia. Qual è la struttura più bella qual è la struttura più bella che hai potuto vedere, diciamo, di vostra proprietà? Allora, le nostre strutture, tra parentesi, sono tutte di 4-5 stelle, sono tutte belle. Dopo la differenza, secondo me, le fanno le persone che ci sono nel posto. Il popolo, diciamo, il vero cuore dell'albergo, tu vai in Madagascar,
oltre per vedere il mare, eccetera, eccetera, anche per vedere dove vivono, avere un colloquio, un rapporto con loro. In base dove vai, trovi delle persone favolose. Anzi, io, col mio carattere che ho, ho un ottimo rapporto, anche perché viaggiando ho imparato tante le lingue, cosa che non facevo alla scuola alberghiera quando lavoravo, vero professor? Insomma, certo. Quindi il professor Donghia è il professore tuo? No, era lì, Rinaldi è stato il professore all'epoca, Piceli anche all'epoca, però all'epoca cosa si pensava? Vado alla scuola alberghiera perché è una scuola facile, tanto io devo andare in cucina, devo saltare solo due padelle e basta, devo saltare due piatti, un primo, uno spaghetto, quello è il mio lavoro. Dopo, quando ho iniziato già a viaggiare a 21 anni, che la vita della cucina finiva, iniziava la vera vita esterna. Allora, per iniziare a comunicare dovevi parlare qualche lingua, se no sei eliminato automaticamente. Tra l'altro, l'ultima domanda: Massimo ha lavorato anche per la Ferrari. Raccontaci un aneddoto, qualcosa che è successo durante nei box, no? Durante magari qualche gara. Hai un ricordo particolare? Beh, io ho fatto sia la Formula 1, sia la Ferrari che la Honda con Jenson Button e Takuma Sato. E lì sono nei momenti, ero giovane, 25 anni. Sono entrato in Formula 1, ho fatto 3 anni e lì le emozioni sono state tante, le vittorie, la vittoria. Di che anno stai parlando? 2003-2006. Io in cucina non quindi avevo... La Ferrari nel 2003-2006 chi aveva come pilota? C'era Schumacher e Barrichello. Schumacher e Barrichello. Wow. Io non avevo la giacca da cuoco, ma avevo la stessa uniforme di tutti i meccanici e piloti. Rossa, in cucina. Io lo ricordo, perché continuavo a dire a Massimo, dammi una tuta, non me la fai dare. Infatti la cosa più bella, e io non me la facevo scappare mai, era la partenza che ero dentro ai box e le vittorie sotto i podi, che è la cosa più bella che ci può essere. Eri abituato alle vittorie, c'era Schumacher in quel periodo. Sì, dai, dopo lui è una persona fantastica. Dicono che adesso è un po' più dura. Sì, però prima vincevano perché li facevo bene io da mangiare, capito? Dopo sono andato un po' via io, hanno perso un po' di forza. E cosa mangia? Cosa mangia un pilota, ecco, in chiusura? Velocemente, cosa mangia un pilota prima della partenza? Di solito si facevano, che ti dico, un piatto di pasta al pomodoro o un pasto di pasta all'olio, più carboidrati mangiavano perché avevano bisogno di più forza e durata. Dopo le fine delle gare si sfondavano, perché dopo c'erano i piloti che volevano dall'aceto balsamico quello buono, il prosciutto crudo San Daniele o quello di Parma o la burra. L'importante è che non bevevano prima di partire. No, erano molto attenti prima delle partenze, perché la potenza della massa della macchina la potenza della macchina e la velocità, lo stomaco era come una centrifuga, mi dicevano i piloti, dicevo dai, fatti qualcosa di più sano, no? Di più terronazzo, diciamo. E loro dicevano: Massimo, dopo vieni tu a guidare perché non ce la farò a guidare. Allora loro mi facevano l'esempio che ogni volta che facevano una curva lo stomaco se ne andava dall'altra parte. Faceva la curva con loro. Sì, infatti io li provocavo, no? Però dicevo: non ti preoccupare che quando finisco ci rifacciamo. Va bene, bellissimo. I saluti, non so se li stai leggendo, ti arrivano i saluti da Antonio Macchia dall'hotel. Grazie Antonio. Quindi tutti che ricambiano. Massimo, ti ringraziamo e magari ci risentiamo non appena, perché è previsto, insomma, che il 18 abbiamo la ripartenza dell'Italia e forse speriamo che sia una ripartenza mondiale. Dai, si parla di questa ripartenza. Anche se mi date per 2 secondi, tutti i miei ragazzi che sono a casa, che in questo momento i miei ragazzi che sono da 10-15 anni al mio fianco, sono rimasti a casa, resteranno ancora a casa, e anche per la ripartenza sarà una decisione
per le persone che partiranno, perché avendo 90 cuochi ma si aprono 4 villaggi si stringe il numerico e purtroppo non potrò garantire il lavoro a tutti, e questa cosa è la cosa che mi stringe il cuore e mi fa male di più. Tutto qua. Massimo, magari faremo un collegamento da una struttura oltreoceano, va bene? Sicuramente. Tanto noi abbiamo pensato di continuare. Come ci sarà la possibilità, vi farò vedere anche i nostri buffet, oltre le bellezze naturali del mare, quello che sia. Tanto noi saremo sempre qui. Saremo sempre qui. Siamo fortunati. Io ho il passaporto che lo rinnovo ogni 4 anni, appunto. Anche se 10 anni la durata, in 4 anni finisco le 48 pagine. Wow! Dai, è stato un piacere. Va bene, Massimo, grazie infinite. Ciao Massimo, ciao. E vinceremo grazie. Anche questa battaglia. Grazie Massimo, grazie ciao, infinite. Ciao Massimo, ciao ciao. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao. Beh, allora, interessantissimo. Adesso entriamo in un'ottica da giornalismo totalmente diversa, perché inizieremo adesso a divertirci su quello che è il nostro amico, e lo mettiamo online in questo momento, anche se sicuramente non vedrete la faccia. Infatti Massimo, tu mi senti? Io ti sento benissimo adesso. Perfetto, buongiorno, ciao a tutti. Ciao, ciao. Alato anarchico lo chiameremo, è vero Daniele? Lui è Daniele, io sono Mariano. Noi ci conosciamo benissimo, però ovviamente... Sì, io avrei voluto chiamarlo il Corsaro Nero. Cioè... Il Corsaro Nero, anche, perché no? Però lui no, il suo simbolo è proprio Palato Anarchico, nel quale adesso lui ci illuminerà su questa sua filosofia e ci dirà, quando va in giro per i ristoranti, io ti chiedo, come farai adesso a essere ricevuto magari da una mascherina o a stare da... Illuminaci tu. Sentiamo. Guarda, però un attimo solo, prima di rispondere a questa domanda interessantissima, io direi prima di presentarti, perché Palato Anarchico? Cosa significa? Allora, sì. Il palato mangia quello che gli piace, primo. Quindi i bambini sono i primi anarchici nel mangiare. O disputano quello che mangiano o lo gradiscono. Secondo pensiero, il palato deve assaggiare tutto, senza avere mai però dei condizionamenti, o economici o emotivi, altrimenti quello che mangi lo giudichi non solo per il gusto, la consistenza e la preparazione, ma col cuore. Se giudichi col cuore, da qualche parte qualcosa sul campo la lasci. Faccio un esempio, Luigi Veronelli diceva che c'erano alcuni ristoranti che lui non poteva recensire perché erano i suoi posti del cuore. Per cui, a prescindere, anche se lui non mangiava sempre bene, era un posto del cuore. Un po' come quando vai a mangiare la mamma, no? Delle volte fa la pasta al forno o la parmigiana di melanzane sbagliata, ma è sempre la parmigiana di mamma, per cui la giudichi col cuore. Detto questo, tu mi facevi come farò ad andare a mangiare. Ti faccio una battuta ancora prima. Mm-hmm. Tu sai che io vivo più di 200 giorni all'anno per ristoranti in giro. Io mi sono rifiutato di fare il delivery o l'asporto a casa, perché io vivo da solo e già mangiare da soli non è una grande compagnia, anche se quando, come diceva Giorgio Gaber, un solo quando è da solo è sempre in buona compagnia, ok? Il problema qual è? Mi arriva il delivery a casa, lo mangio, lo gusto e così, però è la stessa sensazione che ho come se facessi del sesso virtuale. Io ho bisogno di guardare l'occhio del cuoco, di ascoltare la voce, il racconto, di vedere la consistenza, di sentire i profumi che arrivano dalla cucina, i rumori, di vedere anche le emozioni della sala, così come le emozioni della brigata quando vai dopo. A me queste cose mancano. E l'asporto e il delivery, anche il più stellato del mondo, non me le dà. E allora io ci rinuncio, e il palato nel frattempo si riposa, e quando tornerà ad assaggiare e a degustare i piatti avrà delle sensazioni magnifiche. Godrà, ma godrà, veramente godrà la mente e il cuore, perché ci vuole un sesto senso. Esatto. Ci vuole un sesto senso quando si approccia al cibo, è il senso dell'anima. Io l'altro giorno ho fatto una battuta con degli amici giornalisti: ci sarà un 2020 AC e 2020 DC. AC prima del Covid, DC dopo il Covid. Cambieranno molto le nostre abitudini, che piacciono o no, cambieranno molto. Chi fa il mio lavoro dovrebbe per prima cosa fare dei passi indietro,
e mi spiego meglio. Quando si va nei ristoranti, anche se il ristoratore con gentilezza ti vuole offrire il pranzo o la cena, bisogna cominciare noi per primi, io l'ho sempre fatto, tranne forse 3-4 casi in più di 30 anni, pagare, magari con uno sconto cortesia o amicizia, ma pagare, perché se paghiamo noi che siamo del settore, il settore ricomincia a girare. Ma se io faccio la recensione stampa di una cena delivery a casa perché devo fare il filetto, mi spieghi che funzione ha. Un altro problema saranno le guide, non me ne vogliono gli amici direttori. Ma se un ristorante marzo, aprile, maggio, giugno e luglio sta chiuso, e settembre, agosto e settembre fosse la voricchia, come fai a fare una guida a giudicare un ristorante solo con 3 mesi, 4 mesi di lavoro? Non lo puoi giudicare. Altro problema, io metto il ristorante di un caro amico perché sta lavorando, però questo amico tra 3 mesi va in difficoltà e chiude. Quindi ci saranno delle guide che metteranno dei ristoranti che noi tra 3-4 mesi, purtroppo e con gran dolore, non troveremo. Bisogna fare un passo indietro in che cosa? Basta fare quei post autocelebrativi, stasera ho fatto 3.000 pizze, ieri sera ho fatto 4.000 coperti. Perché se tu facevi 3.000 pizze ogni fine settimana, mi spieghi perché adesso dopo un mese e mezzo, due, sei già in crisi? Perché io non lo capisco. Io sono polemico, lo so, però dico quello che penso, proprio perché quando io vado in un ristorante pago. Pago. Certo. Non mi faccio pagare il viaggio, dacci, non mi faccio pagare... Dacci però qualche via di uscita, secondo te... Ma guarda, ti faccio un esempio. Quando si parlava dei ristoranti, io ho fatto alcune riflessioni insieme a degli amici dell'ambiente, no? Il primo problema, io vivo con la mia compagna, anche se sono single, vivo con la mia compagna, vado in un ristorante, entro, chi la apre la porta del ristorante? Chi prende il pomello? Io ho la mia compagna, ma ci vogliono i guanti o no? O l'apre il personale? Io mi siedo con la mia compagna, il plexiglass è impensabile, giusto? Però i menù come facciamo? Li leggiamo col cellulare? O come li sanifichiamo i menù? E le posate, e i bicchieri, e i fornitori, e le pentole, e il sottovuoto? Ci sono dei problemi veri, oggettivi, e sono d'accordo con quello che diceva il presidente Rocco Pozzulo, che le voci si facciano sentire, perché è impensabile che un settore come quello enogastronomico, che è quello che fa girare a doppia cifra i soldoni veri, i miliardi, sia così poco ascoltato e sentito in un momento come questo. Cioè adesso io adesso sarò un po' blasfemo, con tutto il rispetto per la Chiesa, ok? Per la Chiesa si sono trovate le soluzioni e per i ristoranti no? Eh no, perché allora siccome io dico che siamo in una nazione dove c'è la famosa democrazia, va bene, io rispetto tutti, ma non mi si può limitare. L'esempio è 10 coglioni vanno in giro sui navigli e 1 milione di persone ne paga le conseguenze. Non è più accettabile. La gente deve capire che purtroppo, ci piace o no, è un problema mondiale, non è che solo l'Italia è in queste condizioni. L'America in 7 settimane c'ha 35 milioni di disoccupati. L'unica nazione che in questo momento ha girato col PIL in positivo, stranamente, guarda un po', è la Cina, che ad aprile ha chiuso con un PIL più 5,2. Ma la Cina è uscita prima dal problema o è ancora nel problema e non ne parla? Giusto per fare una parentesi politica. Assolutamente d'accordo, Giuseppe. L'Inghilterra è in grandi difficoltà, più di noi. È vero che i cuochi italiani hanno bisogno di una voce unica, ma è anche vero che finché uno guarda soltanto il suo e non guarda gli altri e non si fa squadra, si fa fatica poi a essere ascoltati. Allora però io vorrei un po' non dissentire, ma è chiaro che non è questo il momento di... non possiamo argomentare su tutto, ma una lancia a favore dei ristoratori, delle aziende della ristorazione italiana, io la lancerei. Di certo la differenza sia con la Cina che con gli Stati Uniti che con l'Inghilterra sta tutta anche nella tassazione. Se noi uno scontrino di 100 euro dobbiamo lasciare circa 64-70 euro all'erario, mi sembra un po' poco sostenibile la cosa. Io condivido con te quando tu mi dici che se tu hai fatto migliaia di pizze prima di chiudere non ti puoi lamentare, anche perché il costo della pizza, lo sappiamo tutti, non va oltre le 60 centesimi. Con tutto il rispetto per chi fa pizza di grandissimo livello, eh? Okay. Certo, no, ti faccio una riflessione economica, perché io ho la fortuna di avere dei amici che sono nel campo finanziario e vivono fra Londra e New York.
loro mi hanno fatto una riflessione. Tutti quanti parlano che la Germania ha dato i soldi a tutti quanti a fondo perduto e sono arrivati subito. Ma sai come funziona in Germania? Lo sanno le persone? No, te lo dico io, 2 punti virgolette. Io ti do 10.000 euro, 20.000 euro di aiuto. Tu di questi 20.000 euro ne usi 15.000, i 5.000 che non hai usato me li dai indietro e su quei 15.000 che ti ho dato però mi ci paghi le tasse. Allora la domanda che faccio a te, ascoltatore, o a te addetto al settore è: se tu mi dai 15.000 euro, io ci pago le tasse, e quei 15.000 euro mi fanno partire lo scaglione, io ti vado a pagare anche le tasse su quello che avevo prima. Capisci? Io ci guadagno 50.000, i tuoi 15.000 mi fanno saltare lo scaglione, cioè, non c'è, guardate, non c'è al mondo un paese che sia ben godi. Ognuno c'ha i suoi problemi, purtroppo. Noi ne abbiamo e sono annosi, perché noi ci riportiamo ormai da decenni il nostro debito pubblico. Il presidente prima ha detto una cosa sacrosanta, ma è ormai sotto gli occhi di tutti, anche questo voler accelerare le aperture che fino a qualche giorno fa sembravano, come dire, un miraggio. Il presidente ha detto una cosa giusta, visto che lui con altre associazioni sta un po' seguendo più da vicino con il governo. Soldi non ce ne sono, e questo te la dice tutto. Guarda, e da qui stamattina, bravo, è di stamattina la notizia, due passaggi. La prima, l'Italia stamattina, la Presidente della Commissione Europea ha detto che il debito dell'Italia è un debito sostenibile. L'Italia, dalla Comunità Europea, dovrebbe prendere fra i 300 e i 350 miliardi di euro. Detto questo, io lancio un'altra provocazione, e la lancio contro quei vostri colleghi che, quando ci sono le stagioni estive, adesso mi manderanno a quel paese, ma non me ne frega niente, si mettono d'accordo per guadagnare una bella parte in nero. Perché io ti dico dove vivo, io vivo in Emilia Romagna, per cui tu immagini il turismo che cos'è in Romagna giugno, luglio, agosto, settembre, che cosa muove Mirabilandia, Rimini, Riccione, Cesenatico, Milano Marittima, cioè. A questo punto è chiaro che se tu ti metti d'accordo con una proprietà che ti dà del nero, i soldi tu li potrai avere solo sulla parte che dichiari, e l'aiuto lo riceverai sulla parte che dichiari. Allora dici tu, è un cane che si morde la coda, perché da una parte io dichiaro tutto e dall'altra parte pago il 60% di tasse. È verissimo. E allora cosa facciamo? Aspettiamo gli aiuti dallo Stato, che, come diceva il Presidente, non ci sono, o l'ambiente cerca di fare un passo indietro? Troppe trasmissioni, troppe prime donne. Era scoppiata la bolla del food. Purtroppo un virus che se ne va con acqua e sapone ha messo in ginocchio l'umanità. L'umanità intera. Perché io parlavo prima con un altro chef amico, non faccio il nome, faccio il cognome, Donghia, e dicevo una cosa. Noi parliamo adesso della tavola, no? Quindi ristorante, così. Ma il problema è a monte. Se non c'è l'agroalimentare, se nei campi i prodotti non vengono raccolti e trasformati, non c'è ristorazione, e non possiamo pensare di comprarlo dall'estero, perché all'estero sono messi come noi. Gli altri paesi sono messi come noi. Non possiamo importare. Questo è un problema enorme. Certo, è chiaro che noi ci promettiamo di voler approfondire anche questa parte relativa alla tassazione, perché qualche amico che ci segue dice: ma anche noi paghiamo le tasse su 600 euro. È chiaro, adesso le hanno stoppate, ma dovremmo pur ricominciare a pagare le tasse, seppur con grande difficoltà, dopo mesi di stop, perché non ci dobbiamo prendere in giro. È risaputo che l'Italia e comunque gli italiani hanno serie difficoltà. Qui ormai si vive alla giornata, si vive non oltre il mese. Ma il problema... Daniele, scusami, non è per tutti, però no, il nostro problema è stato che noi siamo sempre stati un popolo di risparmiatori, e lo dimostra il fatto che ancora oggi nelle banche italiane ci sono depositi per 19.000 miliardi di euro, ok? Siamo fra i primi 10, sediamo nel G8, sediamo nel G20, per cui rappresentiamo fra le nazioni più industrializzate. Il nostro problema grande qual è? Che mentalmente siamo italiani, prendo il reddito di cittadinanza e non vado nei campi perché non fa figo, però col reddito di cittadinanza mi compro l'ultimo iPhone. Cazzo, deve finire. Però stamattina ho letto una notizia del presidente della tua regione che diceva, ha rimbalzato una notizia di una ragazza del nostro settore, ecco, che lavora, se non ricordo male, in un ristorante, insomma, fa la cameriera, e dice:
adesso è tutto chiuso, io da qualche parte devo pur far entrare i soldi alla mia famiglia ed è andata in campagna. Ecco, no, questo è un esempio di come uno non guarda al reddito di cittadinanza, al reddito di emergenza, speriamo che lo daranno, guarda, ma guarda al lavoro. Guarda, ti faccio vedere. Un momento io... in cui si sta discutendo anche di regolarizzare... Assolutamente. Ecco. Io sono calabrese di origini, vivo a Cesena, per cui non vedo mia mamma da Natale. Probabilmente non potrò andare in Calabria fin quando la Calabria sarà una regione chiusa, no? Non ti fanno andare a meno che non fai la quarantena. Il problema enorme, siamo sempre lì, siamo noi. Alla fine lo Stato siamo noi e se sbagliamo dei comportamenti li paghiamo noi. È anche vero, come giustamente dicevi tu, diceva il Presidente, diceva Mariano, una tassazione molto alta ci crea problemi a tutta la filiera. Ma per poter essere ascoltati bisogna essere uniti. Certo. Perché se io vado per la mia strada, Mariano per la sua, e ognuno c'ha il suo piccolo orticello, alla fine ognuno ci avrà la sua piantina, ma non avrà un orto intero e non porterà niente. Questo è il mio punto di vista, probabilmente sbagliato, perché io ormai alla soglia dei 60 mi diverto a fare questo lavoro, perché non ho più niente da dire, perché quando... io vedo molti ragazzi di 30 anni che se devono fare andata e ritorno in giornata a Roma per recensire un ristorante, no, ma io devo dormire, sono stanco. Io ancora oggi a 60 anni parto alle 5 e mezza di mattina e la sera torno a Cesena. Diciamo che tutti i liberi professionisti, lavoratori autonomi sono in queste condizioni, ecco, ci hanno lasciato a casa forzatamente, però ecco, dobbiamo... Daniele, io sono di quelli che non ha chiesto i 600 euro e non li chiederà, non ha chiesto il reddito, ma non perché io sia ricchissimo. Ok? Perché io parto dal concetto che finché posso essere autonomo, voglio restare autonomo. Anarchicamente parlando, campo di mio. Certo, certo. Però ecco, qualche parola, qualche spiraglio interessante ce l'ha dato sempre il presidente Pozzullo, che loro hanno provato con altre associazioni di categoria a fare squadra, ecco, perché da soli non si va da nessuna parte. Più rete possibile, più rete creiamo e forse più forti diventiamo per farci. Io credo che quando si tornerà nei ristoranti, e adesso faccio un passaggio umanistico e sociale, quando si tornerà nei ristoranti, e faccio anche i nomi di persone che mi sono amiche, Chicco Cerea, Carlo Cracco, Bob Cerea, gente che ha vissuto in prima persona il dramma di questi due mesi, nei loro occhi, quando ci parleranno di che cos'è la ristorazione dopo il Covid, noi leggeremo anche le storie umane che loro in questi mesi hanno vissuto. Perché quando a Bergamo si fanno più di 15.000 pacchi per la città, perché le donazioni sono state immense, quando dei cuochi come in Calabria, mi pare Giovanni De Luca, parte della vendita delle pizze da asporto, ha comprato le mascherine da dare all'ospedale o al pronto soccorso o ai medici, vuol dire che c'è una funzione sociale che è quella del cibo, e questo fa onore a tutte le giacche bianche d'Italia e del mondo, perché i cuochi sono non solo quelli stellati, i cuochi sono quelli che cucinano nelle cucine dei ristoranti, vero, ma anche delle mense, anche degli ospedali, anche delle così maledette RSA che hanno visto tanti anziani morti. Infatti. Quindi c'è una funzione sociale del cibo che non bisogna più non solo dimenticare, ma bisogna coniugare ogni giorno con quello che andremo a fare. Chi come me scrive e parla di cibo, ma chi trasforma il cibo e chi produce i prodotti perché il cibo possa andare in tavola. Questo è il mio pensiero. Io sono un po' assolutista, lo so, lo ammetto, però dico sempre quello che penso proprio perché sono libero. E ben venga, ben venga. Beh, hai il cuore e la mente meridionale, dai. Infatti, è un forte. Va bene. E diciamo che potremmo stare qui per tutta la puntata a parlare con te, però ecco, i tempi sono molto stretti e ci ripromettiamo, caro Mariano, di richiamare il nostro amico anarchico. Sicuramente lo avremo come nostro ospite gradito, perché tra l'altro è sempre gradito e non vedo l'ora di riabbracciarlo dal vivo in realtà. Faccio un'ultima battuta. Sai cos'è successo un po' alla cucina italiana e ai cuochi e a tutto l'ambiente? Quello che succedeva negli anni 80, fino 80, per i 90 in televisione. Veline e calciatori. I cuochi adesso erano tutti ovunque, no? E siccome c'erano queste cene a 4 mani, 8 mani, 10 mani, 16 mani e giravano i soldi, io spendevo oggi quello che avrei incassato domani. Il problema è stato che molti hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità e adesso si trovano in difficoltà,
perché ci sono altri esempi di cui non posso fare il nome perché mi hanno detto di non parlarne, che hanno contratto di debito per aprire una nuova pizzeria, fanno l'asporto, i prezzi sono bassi e non si sono lamentati un attimo e magari stanno aspettando il primo figlio. Quindi chapeau ai giovani di cui tanto si parla, perché riescono, quando c'è testa e quando c'è la capacità imprenditoriale, è difficile andare con gambe all'aria. Anche perché se ti lamenti non vai da nessuna parte. Chiudo con le parole di Mauro Liassi. Mauro Liassi, un altro caro amico, in un'intervista ha detto una cosa vera. Ha detto: io sto bene per due motivi. Il primo, il locale è di mia proprietà. Secondo, io non ho debiti verso i fornitori. E qui ti dice io sto bene, perché lui si è messo nei panni di tutti quei colleghi, e qui apre un altro, qui do una frecciata alle banche, no? Le banche hanno dato libretto di assegni con facilità a tutti. Molti imprenditori si trovano in difficoltà adesso perché hanno gli assegni postdatati e le persone non li richiamano. Per cui molta gente si troverà con dei protesti, non potrà più accedere al credito, si troverà segnalata alle centrali rischio e questa gente non si rialzerà più. E stiamo parlando di gente che magari ci ha assegni 2-3 mila euro, 4 mila. Io non parlo di grandi cifre. È qui che bisognerebbe intervenire. Certo, ma da quello che so stanno provando ad inserire in questo decreto di maggio proprio questa cosa sugli assegni. Sarebbe da farla, però alla fine siamo sempre lì, le banche comandano. Le banche hanno sempre comandato, non ci sono grandi alternative, sono il fornitore dei lavoratori autonomi, delle partite IVA e delle imprese, quindi loro comandano e soprattutto in questo momento quando la situazione è critica sono lì che ci aspettano. Quando il presidente Conte ha fatto la famosa battuta mi aspetto un atto d'amore alle banche, io mi sono sentito come se a me dicessero che sono alto 1,90 m, sono magrissimo, occhi azzurri, capelli biondi e spalle larghe, cioè il problema è un altro. E poi chiudo: nelle banche tedesche, nelle banche francesi ci sono miliardi di euro di titoli tossici, per cui le banche italiane al cospetto delle banche francesi e tedesche sono più solide con tutti i limiti e i problemi. Sono delle verginelle, ecco. Cioè, con tutti i limiti di cui abbiamo parlato prima. Adesso agli altri amici, vi ringrazio. Continua a seguirci. Sì, a presto speriamo. Ciao. Ci risentiamo a presto. Un abbraccione. Grazie. Ciao. Allora, adesso Daniele mettiamo in linea. Oh, è già qui una nostra lady chef. Ci senti, Maria Luisa? Ciao, buonasera. Finalmente una presenza femminile, presidente. Sembrava tutto spostato verso il sesso maschile. Ecco, chi ce lo chiedeva, oggi abbiamo una bella signora, una bella chef. Lasciamo a lei la presentazione. Assolutamente, lei è Maria Luisa Lovari, tra l'altro lavora nel compartimento della Nick Eventi ed è l'executive chef del Varreno Resort, e tra l'altro del Varreno Resort. Esatto, della sua cucina, in realtà lei si occupa, è lo chef executive della sua cucina, tanto è vero che la cucina si chiama Donna Luisa. Raccontaci un po' le tue esperienze e cosa succede in Toscana, perché questo vorremmo sapere. Tra l'altro abbiamo saputo che forse la Toscana vuole riaprire prima di tutte le altre regioni, insieme forse a Bolzano. Ma sembrerebbe. Allora, mi presento, sono Maria Luisa Lovari, lavoro in un resort ai piedi del Chianti, quindi sono sempre in provincia di Arezzo, ma più vicina a Siena. È un piccolo borgo che è stato praticamente ristrutturato da... I miei titolari sono inglesi, quindi è una proprietà inglese e lavoro lì da 4 anni. Abbiamo 20 suite, una struttura per fare eventi e il ristorante Cucina Donna Luisa che accoglie fino a 50 persone. Allora, al momento noi siamo chiusi, quindi non abbiamo aderito al domicilio, all'asporto e al delivery, a niente, perché i nostri titolari pensavano che, essendo una struttura che non è prettamente centrale, diciamo che il lavoro che sarebbe potuto venire sarebbe stato veramente poco, quindi conveniva più a loro tenerci tutti in cassa integrazione. Quindi a questo momento stiamo aspettando l'apertura per tutto il resort, per quanto riguarda sia il ristorante che le camere, che tutto quello che abbiamo lì in gestione. Sembrerebbe, vocifera, che forse la Toscana potrebbe riaprire prima,
ma io non sono molto convinta di questo, perché ho paura che ci siano delle aperture scaglionate, quindi partiranno prima magari i negozi, poi magari forse estetisti e parrucchieri e infine noi, ma questa è un'idea mia personale. Diciamo che le associazioni di categoria e tutto quello che il circuito dietro a tutto questo che la Toscana fa sì che vogliano riaprire prima. Quindi stiamo a vedere un po' quello che deciderà il governo. Al momento non so proprio cosa pensare. Io penso che sarà dura. Penso che se forse il 1° giugno sarà la data che effettivamente sarà quella definitiva. Ma questa è una mia opinione personale. Certo. Hai una tua ricetta? Come la state vivendo? Allora, la ricetta, diciamo che per quanto noi siamo un resort che lavoriamo l'80% con gli stranieri. Quindi chiaramente diciamo che la stagione è saltata per noi, perché da noi avevamo già prenotate le camere da marzo fino a settembre e abbiamo praticamente tutte le disdette. L'unica cosa che siamo riusciti a spostare sono i matrimoni, perché noi diamo la struttura in esclusiva ai stranieri, dove fanno matrimoni che vanno 3 giorni alla settimana, quindi dal giovedì alla domenica o dal venerdì al lunedì. E quelli siamo riusciti a spostare al 2021, mettendo già un'opzione per la data. Abbiamo mantenuto lo stesso contratto e le stesse cauzioni che hanno pagato, quindi in teoria gli eventi diciamo che ce li siamo garantiti per il prossimo anno, non sono andati perduti, ma le camere, quello che era tutta la prenotazione del turismo estero, l'abbiamo perso tutto. A oggi proprio abbiamo completamente perso tutto, quindi la formula, diciamo, l'idea nostra era quella di ripartire chiaramente puntando più che altro a, come quasi tutti faranno, al turismo comunque del posto, quindi della regione, finché non apriranno le regioni, quindi turismo locale, poi regionale, fino ad arrivare a nazionale e poi alla fine ritornare con l'estero. Noi, i nostri titolari sono molto... Su questo sono molto, io li ritengo lungimiranti, nel senso che sono razionali e sanno benissimo quello che vanno incontro e quello che purtroppo sarà. Per loro ripartirà tutto da marzo del prossimo anno, quindi per quanto riguarda il Verreno, diciamo che quest'anno cercheremo di contenere più possibili i costi. Abbiamo delle assunzioni che dovevamo fare a marzo in stand-by, ma io a oggi non so ancora se riuscirò a potergli garantire il contratto. Beh, non avendo più il lavoro a livello di turismo, è chiaro che cerchiamo di fare con quello che abbiamo al momento, poi dopo si starà a vedere. Al momento che apriremo abbiamo pensato di anche noi rifare anche noi l'asporto, quindi tutto quello che potremo fare a 360 gradi lo faremo. La nostra idea è quello di fare, se faremo l'asporto, un qualcosa che non sia una portata o non è il posto, non abbiamo il tipo di cucina e i costi che possiamo contenere per una, quindi puntiamo più a fare un menù degustazione, magari dei pacchetti in cui mettiamo dentro anche un link in cui magari io posso spiegare come il perché è nato quel menù, come va mangiato, magari come va rifinito, perché alcune portate, a volte fare anche l'asporto può essere un'arma a doppio taglio, no? Sì, perché io magari posso creare un primo piatto nel resort dove lavoro che viene mangiato in un certo modo dal cliente nel locale, e se io l'asporto è chiaro che se fa 20-25 chilometri è normale che non può essere la stessa cosa. Quindi magari creare un qualcosa che può essere rifinito dal cliente, cercando un po' di fare... Non dico un gioco, però tipo una mini lezione di cucina con il cliente al momento che viene a prendere la cosa. Non è nell'interesse nostro vendere un primo piatto, dopo che c'entra, se me lo chiedono lo vendo, però preferisco più creare, abituare il cliente a fare un menù degustazione e farsi l'esperienza a casa se non vuole mangiare al ristorante. Certo, sicuramente. Ho pensato. Interessante come cosa, e condivido, perché un conto è presentare un piatto live, un conto è spedirlo a casa con tutte quelle che possono essere le problematiche. E potrebbe essere anche questo il momento di riscoprire la nostra regione, le nostre regioni, il nostro territorio, che magari abbiamo lasciato, non abbiamo mai visto nel profondo. Noi oggi infatti più tardi avremo in collegamento ad Alberobello il sindaco
di una bellissima cittadina della nostra regione, che è capitale patrimonio dell'UNESCO. Con lui proveremo anche a vedere questi aspetti, il fatto di potersi riscoprire di Alberobello, pugliese, toscano o lombardo, e soprattutto poter scoprire il proprio territorio che magari abbiamo lasciato, non abbiamo ancora visitato. L'azienda dove lavoro io parte come podere agricolo, quindi abbiamo come licenza, nasciamo come agriturismo, anche se è un resort, quindi già sappiamo che nella regione toscana l'80-90% deve essere del territorio, insomma, del nostro posto, quindi su questo noi siamo già abbastanza abituati. Produciamo già da noi l'orto, che comunque tutto quello che deve essere coltivato è già in coltura, quindi abbiamo già il nostro giardiniere che sta già facendo tutto quello che deve fare e chi cura l'orto. Maria Luisa, la prossima volta dobbiamo fare un collegamento con il giardiniere, direttamente dal campo. Esatto. Dal campo, ma infatti ogni tanto pubblico qualche foto di quello che sta crescendo, però è veramente è giusto. Ti seguiamo. Dove sei precisamente? Allora, noi siamo ad Ambra, che praticamente siamo sempre in provincia di Arezzo, ma siamo praticamente più vicini a Siena, siamo proprio ai piedi del Chianti, è un posto molto bello, devo dire, ora non perché ci lavoro io, però effettivamente è un'oasi felice lì dentro. Quindi dovremmo unire una serie di prodotti, quindi anche un buon Chianti. Certo, ma sì, perché lì siamo proprio nel cuore, quindi tutto quello che è vino dalle nostre parti, devo dire che siamo abbastanza fortunati. Quindi è chiaro che il chilometro zero è quello che tutti in questo momento è normale. Sarà la nostra scommessa. Penso che l'Italia su questo possa essere la protagonista per il futuro, perché insomma è invidiata. Non sono molto d'accordo, perché chiaramente in questi mesi che siamo rimasti a casa si è sentito un po' di tutto, no? Certo. E quindi quando si sente che dobbiamo tornare alla cucina tradizionale, ai piatti storici, a quello che è... Io su questo diciamo che non sono molto d'accordo, nel senso che tutti partiamo da una cucina del territorio, dalle basi, da quello che è la tradizione. Però se noi siamo improntati in un determinato tipo di cucina in cui siamo sì per il nostro territorio e con la nostra cultura, su tutto quello che è il passato, però la vena creativa, quello che comunque il cliente viene da noi per quel motivo lì, lo deve sempre trovare. Noi non faremo un passo indietro, noi faremo un passo avanti nella riapertura. Certo. Non vogliamo rimanere indietro su questo. È come dire fino a oggi che cosa abbiamo cucinato, cosa abbiamo preparato, se non il chilometro zero. Io sono convinta che la nostra linea, il nostro modo di fare, quello che il cliente comunque viene da noi perché trova, va mantenuto, anzi va migliorato. In questo momento bisogna dare proprio ancora di più, bisogna veramente tirarsi ancora più le maniche per fare veramente ancora di meglio. Questa certo. È la mia opinione. E non siamo sicuri che riusciremo a farlo. Quindi stile di vita, tradizioni, chilometro zero. Questo è assolutamente vincente. Certo. Luisa, noi ti salutiamo, un caro abbraccio a te, Oma, e salutami tutti. Va bene? Benissimo. Ciao dalla Toscana. Toscana. Ciao. Ciao, grazie Luisa. Ecco, anche oggi una bellissima puntata. Siamo un po' in ritardo sul tabellino di marcia, ma penso che avremo già in linea il nostro collegamento, già il nostro prossimo ospite, il quale speriamo lo mettiamo online in questo momento. Ciao Giuseppe, ci senti? Sì, adesso sì. Ecco, volevamo dire, abbiamo sentito un po' in campo nazionale ed internazionale quello che accade, adesso ci spostiamo in Puglia. E vogliamo che tu, insomma, ci dia una tua ricetta sul come ripartire, oppure su come portare avanti quelle che sono, no? le nuove idee, delle nuove ideologie, o come la vedi, insomma. Dacci la tua. Mariano, allora io, idee per ripartire, più che altro è una chiacchierata, e sono felicissimo di stare con voi, e perché insomma le idee sì ci sono, però capiamo bene che la pratica poi è tutta un'altra cosa. Voi state ogni giorno dall'altra parte della barricata, molte idee sono belle, sono romantiche, ma probabilmente non sono applicabili. Io un richiamo devo fare alla vostra trasmissione, però è una trasmissione fatta di cuochi, di cibo,
di amore e non vi ho mai visto fare un brindisi all'inizio, e lo faccio io. La birra artigianale pugliese, prendete l'abitudine la prossima volta, se no solo posso per Priacore. È per quello che abbiamo invitato Giuseppe. Anche una pistella che ti faccia riconoscere. Sentivo parlare di guide, di tutto. Allora, io ho detto tanti anni fa indietro la tessera da giornalista perché non ne sentivo il bisogno. Ho diverse collaborazioni, ma preferirei ricordare che forse i primi passi, la passione l'ho sempre avuta, no? Chi ama il cibo è perché forse sin da piccolo, invece che piangere con le cicorie amare, inizia ad apprezzarle, no? Lo sponzale che è nemico di un bambino piccolo magari a te piace, allora capisci qual è la tua strada. Io ho ricordi bellissimi quando la gastronomia, non vi vedo più voi due, era bello che mi facevate compagnia. Siamo qui, volevamo darti, no? No, vi voglio. Io ricordo le beat fatte con te, Mariano. Infatti, quando la gastronomia non era di moda. Quante orecchiette. Appolavano in televisione i grandi soliti chef, no? Forse Zullo era il pioniere delle prime emittenti, no? Beppe, abbiamo fatto un convegno forse 15 anni fa sul turismo enogastronomico nelle grotte di Castellana, 15 anni fa, cioè per chi tratta gastronomia è quel momento apicale in cui sparì il carrello dei formaggi. Ve lo ricordate il carrello dei formaggi? Vi ricordate il momento in cui sparì? Si può dare una data? Quasi no. In silenzio è sparito, per cui la cucina è sempre un'evoluzione. Carrello, che erano francesi, no? Che hanno oltre 390 tipi di formaggi. Noi italiani ne abbiamo 415. Però chissà perché i francesi sono famosi con i formaggi. E abbiamo fatto forse una delle esposizioni di vino più romantiche e più belle nelle grotte di Castellana. Quale cantina più naturale di quella, con l'alberghiero che in ogni anfratto aveva un piatto tipico, per cui insomma oggi poi con la sommarsi della vecchiaia reggi poco tutte le chiacchiere che senti, no, sulla gastronomia. Rimane fondamentale. Io inizio, ma non vi spaventate, cercherò di essere breve, per le 5 vi lascio. Tranquillo. Se questa crisi fa sparire anche solo una parte di cuochi, non parlo di ristoranti, di cuochi, perché qualcuno deve mantenere la famiglia e se non lo può fare da cuoco, come qualsiasi galantuomo, farà qualche altra cosa, noi lasciamo spazio all'omologazione. Dove non ci sarete voi, arrivano i supermercati del gusto, non voglio chiamarli per nome, no? Quelle grandi catene. Allora questo è un pericolo morale più che altro. Ogni cuoco che viene a mancare può essere una facilitazione per l'omologazione del gusto. Tanto esco, mangio, mi fermo al kebab, mi fermo su tre ruote, mi fermo lì e dimentichiamo la grande cucina nostra. Chilometro zero, io non sono un amante di questo termine. Chilometro zero vorrei che iniziamo a farlo noi cittadini quando andiamo al supermercato. Fate un giro intorno alla frutta di un supermercato, quelli grandi, in meno di 40 metri avete girato il mondo. Ho letto nazioni che non mi vergogno a dire che io non sapevo che esistessero. Da qui abbiamo la frutta. Adesso, insomma, nel tempo imparo, tiro fuori i pomodori, se sono Spagna li rimetto a posto, e cerco quelli siciliani, insomma. Nel mio piccolo parlo di poche euro. Parlare di cibo di nicchia, come ha detto Petrini, la nicchia fa pensare più all'oculo, no? E quasi sempre viene psicologicamente collegato a un cibo costoso. Guardate a che punto siamo arrivati, che il cibo sano, quello dei nonni, quello delle nostre zie, adesso è diventato quello costoso. Cioè il cibo normale è diventato quello costoso. Allora, risposte per la... Io non voglio essere, insomma, portarvi ancora più tristezza. Io la vedo
difficilissima, la vedo amara la situazione. La vedo difficile perché è solo all'inizio. E non è una cosa che dice va bene, sparirà piano piano e torneremo alla normalità. Settembre, quando torneremo dal mare, non sapremo se quel colpo di tosse è il solito raffreddore a cui eravamo abituati o il corona che si presenta. E la ristorazione, che è un regalo che il cliente si fa, non è, è un di più, perché possiamo sopravvivere mangiando a casa. Però Giuseppe, ti posso come dire, interrompere un attimo, perché qui siamo tra amici, ma abbiamo anche tanti chef collegati. Quando tu mi parli di cibo della nonna che oggi è diventato costoso, dovremmo anche individuarne le cause, cioè sì. Come mai arriva sul tavolo un piatto al doppio di quello che magari... No, attenzione, non parlavo del tavolo, perché lì c'è il lavoro, c'è il genio, c'è lo scarto, c'è il food cost, c'è l'insegna, ci sono le tasse che hai detto giustamente, non è come dice lo Stato, le nostre tasse arrivano al 70%. Certo. C'è il personale, non parlo di quello, parlo già a monte. A monte, perché un sistema Italia, far salire un contadino sull'albero costa tot all'ora. Cioè si è guastato tutto questo mondo con la scusa della globalizzazione. Attenzione, noi certe volte non riflettiamo su una cosa. Io abbiamo la fortuna, io per scelta, di vivere in provincia, no? Dove per noi le zucchine, io vi dico un esempio semplice, i parenti che ho a Mantova, io la prima volta anni fa non capì perché, le melanzane a loro sono nelle vaschette di polistirolo due, come una cosa preziosa. Io ho comprato, così per scherzare con degli amici al ritorno di un Vinitaly, ho comprato in confezione sigillata 4 carrube. Allora, noi certe volte il metro di misura lo facciamo, esco a Castellana, esco a Putignano, vado ad Altamura, compro la cipolla rossa. Poi in altri luoghi, no, diventano cose preziose. E poi parliamo sempre della nostra cipolla, la nostra lenticchia gigante. Noi vedevamo in tutto il mondo, compresa la Russia, fino al 1700, la nostra lenticchia. Non esisteva il Canada, non esisteva il Canada. Quando facciamo un risotto, chilometro zero, ma è un piatto del nord, la Calabria ha risi autoctoni. Allora, con un riso calabrese e un altro, e una mozzarella, no, dico una sciocchezza, noi potremmo riconquistare il risotto. Non è per forza un fatto del nord. Il riso calabrese ha fatto la vita che ha fatto il nostro vino. Era emigrante, se andava al nord e diventava tutto nordista. Nei grandi risotti, poi mi metti la foglia d'oro, quello che vuoi ci metti, non mi interessa più, per dirti, il nostro capocollo. Però anche noi abbiamo le nostre colpe, non riusciamo a metterci insieme, aprire 15 metri quadrati al centro di Bari, un hostess 3 volte a settimana che vende il capocollo. Parliamo di capocollo, però magari chi sta in città non può avere quello vero, si deve mettere in macchina, arrivare in Valle d'Itria, che è sempre un piacere venire in Valle d'Itria, per amore. Ma torniamo a noi, la ristorazione, fatemi parlare da cliente, da appassionato, non da uno che ha scritto per le guide. Voglio anche scherzare, l'anagramma di guida l'avete mai fatto? È giuda. Si può criticare quanto volete, però io vi assicuro che vedo stranieri, non manco con le app, con i fogli della guida stracciati dalla guida, la guida la lasciano a casa perché e si portano i 7-8 fogli della Puglia. Da noi, prima del coronas, voi siete testimoni perché avete una testimonianza lunga, 20 anni, 30 anni, almeno Mariano, forse il collega più giovane, si tiene per mangiare, non è un'invenzione di oggi. Oggi l'abbiamo colorata, l'abbiamo perfezionata, ma si viene per mangiare, si viene per i trulli, si viene per il gargano, si viene per il salento, ma si viene per il cibo, anche perché il nostro cibo, il cibo dei campanili, si sposti di 15 km cambia il calzone. A Molfetta lo fanno col pesce, noi lo facciamo con la passa e la cipolla. La sponza. Parliamo di 30 km, per cui immaginate
che fascino può avere per uno che mangia da quando nasce hamburger krauti, no? Insomma, io adesso sto esagerando, non voglio essere offensivo verso gli stranieri. Siamo un giacimento enogastronomico, Paolo. La ristorazione con le separazioni non può funzionare. L'asporto, sì, ma non la ristorazione che fate voi, la vera ristorazione. Cioè, dovrete cambiare i piatti. Un cacio e pepe come mi arriva a casa? Cacio e pepe, per esempio, per me è il piatto che non è pugliese, ma è la prova del polso del cuoco. Io su quello lo provo, o sulla margherita, o la capricciosa, lì faccio la mia prova io. Come mi può arrivare a casa? Allora, ecco un altro grande limite, un grandissimo limite, anche perché se il consumatore è ignorante, come lo è il 90%, ce lo dobbiamo dire, quando troverà questa mappazza, non si arrabbierà con lui che ha sbagliato l'ordine, ma si arrabbierà con voi. Certo. E poi basta uno che scrive su quei siti stranissimi che io vieterei e passate per incompetenti. Un'altra cosa mi ponevo io come domanda e la porrei a voi. Aprendo dovete avere delle regole di igiene. La gente non lo sa, voi avete già la HACCP che abbondantemente copre tutto e che domani farà parte della comunicazione, non più il cibo. Ma se poi si ammala un dipendente, entriamo nel penale questa volta. Ti si ammala uno e addirittura magari non è resistente, lo intubano, non sai che cosa può succedere. Per quanto tu abbia messo tutto in ordine, sappiamo come funziona, perché tu un tampone lo puoi fare sul tavolo, ma lo puoi fare anche nell'angolo nascosto della cappa, che per quanto pulita darà un esito diverso. Entriamo nel penale e tu con questa angoscia incominci a lavorare. E poi queste consegne potranno coprire le spese? Secondo me in alcuni casi allungheranno il conto, non porteranno a nessuna salvezza. Questo è quello che io vedo da consumatore. Poi la percezione della paura, dobbiamo parlare di comunicazione. E io aspetta, Giuseppe, aspetta un attimo in linea, perché abbiamo il sindaco che non vorrei che debba scappare. Ma rimani con noi, Giuseppe, non andare via un attimo. No, io prima di... Intanto saluto il sindaco che, ecco, è l'unico, all'esterno, beato lui. Salutate Michele, Se ti fa vedere un po' alla bella Albero Bello, che manca a tutto il mondo a quanto pare, perché tu magari immagino che sei sulla piazza principale. Sì, sono in piazza, sì. Ciao a tutti. Ciao, allora Michele, saremo subito da te. Giuseppe, siccome ecco, abbiamo i tempi un po' stretti, spazio a Michele, ci mancherebbe altro. Perché è interessante, io volevo anche tra l'altro fare un confronto tra regioni, visto che prima di te abbiamo avuto la nostra amica dalla Toscana, sarebbe bello anche entrare in quella che è la galassia del prodotto tipico italiano e quindi anche metterli sul podio. Ritornando un attimo alla ristorazione, se Michele non si annoia e mi dà altri 5 minuti, voi siete stati nominati ambasciatori del gusto, no? Quando c'è da esporvi all'estero, siete le nostre bandiere, no? Oggi siete quasi un cencio, cioè chi sta soffrendo? Io mi occupo anche di vino e sta soffrendo, ma la vera sofferenza, lasciamo stare le aziende, l'industria, anche il turismo, che sicuramente Michele farà un passaggio. La gastronomia è fondamentale in questo paese. Qualche errore da parte vostra. Oggi deve essere il momento per cambiare. Nella filiera vostra deve rientrare prepotentemente il contadino. Voi la dovete chiudere con voi. Contadino, ristorazione, distribuzione. Deve ritornare l'enoteca in questo momento. Ci sono stati degli errori. Si lavora col credito, perché invece delle 6 bottiglie prendimene 24, poi mi paghi, no? Tutte queste situazioni qua che non competono a me, insomma, onestamente. Però il problema della ristorazione è questa. Oggi ha bisogno anche di una nuova comunicazione. Cioè, se prima si spingeva la comunicazione sul piatto,
sulla bellezza del piatto, sul cibo, sul chilometro zero. Ora dovete, se le cose partono, raccontare la sicurezza. Io devo arrivare sull'uscio del vostro locale, che non vi devo interrogare, devo già arrivare tranquillo perché ho potuto leggere non il fatto genico, la storia di come avete adottato, come vi siete adeguati. In più, aggiungo, dobbiamo fare in maniera da educare il cliente, perché voi visitate cose che vi dovete fare sceriffo. Perché vengo io a mangiare, Mariano mi dice aspetta che si stanno alzando e stanno andando via, io mi tengo fuori. Arriva un gruppo di ventenni, che è risaputo, lo siamo stati anche noi, non hanno paura di nessun virus, entreranno alla Carlona in maniera numerosa. Voi farete gli sceriffi a quel punto? Farete gli sceriffi? Allora, direi proprio di no, è chiaro che i problemi saranno quelli per il futuro, Giuseppe, e le prime avvisali le abbiamo avute già sui Navigli ieri pomeriggio, ma anche sul lungomare di Bari, che quindi, a locali chiusi sono stati presi d'assalto. Io non ti vorrei bruscamente interrompere, ma siamo... aggiungere una cosa che rimanga in memoria da voi, perché per me questo è il punto di partenza. Sì. Certo. Quando ripartirete, ricordatevi che c'è un nuovo ricettario da fare. La ristorazione si è scordata, brutto il termine, alcune patologie, alcune persone che potrebbero ma rinunciano a venire a mangiare. Faccio un esempio, la pressione alta, un po' di diabete. È il momento, proprio perché voi siete padroni di un'arte, dove ve lo devi salare senza usare il sale, per cui delle spezie, dei trucchetti, dei moduli. Quella è una nuova nicchia, anche perché basta io che ho la pressione alta a deviare tutto il gruppo e a non portarlo al ristorante. Allora, certo. Devo dire, Giuseppe, che da questo punto di vista noi come scuola alberghiere stiamo già partendo, stiamo tantissimo a quei giovani proprio per far cambiare quello che è lo stile di vita. Quindi... Mi sarebbe piaciuto fare di più con voi, però per rispetto a Michele, che oltre che essere primo magari Giuseppe, noi ti richiameremo nelle prossime puntate, quindi potremo approfondire ancora di più con te questo aspetto. Ti ringraziamo. Un abbraccio, però fatevi trovare con un bicchiere o con un prodotto. Va bene, sarà fatto. Sarà fatto. Ciao Michele. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Giuseppe, grazie caro, grazie infinito. Ecco, siamo da te Michele. Ecco Michele, ha preso alla lettera il nostro io lo metterei a schermo, con lo schermo tutto per lui, in modo tale che ci delizia gli occhi per quello che... Non vi sento più. Ci senti? Adesso ti sento, ti avevo perso. Benissimo, stavo dicendo che sei fortunato perché sei alla guida di uno dei comuni, dei paesi più belli del mondo. Ecco, e oggi non potevi far altro che deliziarci di questo bellissimo... di questo bellissimo patrimonio. Ciao. Io mettevo in linea proprio questa cosa che è uscita proprio in Gazzetta oggi, se riesco. No, va bene. La Gazzetta di ieri. Ecco, io diciamo che non possiamo anche non me, va bene. Sindaco, oggi abbiamo, non so se hai seguito con noi, abbiamo anche toccato il tasto dolente delle tasse. Alberobello, sì, così come tanti comuni della nostra regione, penso anche al comune di Bari con De Caro, sta provando a dare nel suo piccolo una mano alle attività della ristorazione, bar, alberghi, con la possibilità di prorogare scadenze di tributi e sconti. Ce ne vuol parlare? Sì, volentieri. Prorogare non è un termine che, insomma, aiuterebbe molto. Noi dobbiamo trovare la maniera proprio di esentare, almeno per il periodo in cui tutte le attività sono rimaste chiuse. Quindi Antonio De Caro, come presidente dell'ANCI nazionale, insieme a noi dell'ANCI regionale, io come delegato regionale del turismo, abbiamo chiesto che sia il governo direttamente o ad andare in soccorso del comparto oppure a permettere a noi
di poterci muovere, perché anche noi abbiamo una manovrabilità ridotta al lumicino nei nostri bilanci. Quindi già da ieri, sia dal Sole 24 Ore, sia da organi insomma governativi, si apprende che il governo dovrebbe aver recepito questa richiesta di aiuto, di soccorso pratico, perché diversamente per i comuni diventa difficilissimo, sia per gli ambiti contrattuali in cui ci si può muovere, tipo i contratti che poi originano la tassa della Tari, sia per quelle che possono essere anche le altre tassazioni che in realtà i comuni incassano ma girano quasi per intero al governo. Quindi abbiamo chiesto questo come ANCI regionale, come anche tramite l'Osservatorio del Turismo, che si è incardinato per la prima volta dopo tanti anni la settimana scorsa, che sia il governo, perché il governo ha chiuso con i famosi codici Ateco determinate attività, il governo con quelle che sono state le giustissime, insomma, i giustissimi provvedimenti per tutelare la nostra salute, per evitare il contagio, ha praticamente costretto il settore alberghiero a chiudere, pur senza chiudere il loro codice Ateco, e quindi è il governo che deve manovrare, sia per andare in soccorso economicamente di queste categorie, sia per permettere ai comuni, laddove possibile, di dare anche il loro contributo, considerando che i comuni vedranno ridotti al lumicino le loro entrate extratributarie. Ad Alberobello noi dovremo fare a meno, almeno in partenza, di almeno circa 1.200.000 euro che avevamo costruito in maniera molto certosina, che erano soprattutto gli incassi dei parcheggi, che sono un'entrata, ma sono anche una comodità che avevamo dato ai nostri ospiti. È facile prevedere che quel 1.050.000, 1.100.000 che avevamo incassato l'anno scorso netti per le casse del comune non entreranno quest'anno e non ci permetteranno neppure di andare in soccorso delle famiglie più bisognose, come abbiamo fatto sempre nel corso degli anni, prima di passare agli investimenti turistici e di creare quindi quella ricchezza diretta e indiretta negli operatori turistici. Quindi lo abbiamo fatto, abbiamo anche proposto delle soluzioni per quanto riguarda le ripartenze, abbiamo chiesto alla Regione, in una videoconferenza anche col Presidente della Regione, oltre che con l'osservatorio insediato da Loredana Capone, di creare immediatamente una sinergia, io le chiamo così perché ai tavoli ci si siede ma si decide poco, una sinergia con la Regione e con la Sovrintendenza, perché adesso che conosceremo le modalità con cui i ristoranti, i ristoratori potranno, ma anche tutto il settore del cibo potrà riaprire, noi potremo lavorare in modo da creare nei nostri centri storici delle situazioni assolutamente affascinanti, assolutamente di attrazione, proprio perché alcuni comuni come Alberobello hanno anche la responsabilità di essere un volano per tutti nel mondo, e quindi stiamo già incontrando i nostri ristoratori, abbiamo già parlato con la Sovrintendenza perché ci autorizzi a utilizzare tutto il paesaggio storico, tutte le zone pedonali che abbiamo costruito in questo periodo, che sono state anche abbellite da interventi di pavimentazione, di riporto, reintegra della zona storica, a diventare un arredo urbano eccezionale in cui tutti si sentano avvolti nella consapevolezza di essere in uno dei paesi più belli del mondo. Ecco, era proprio questa la domanda che volevo farti, Michele: come stanno prendendo i ristoratori questo momento? Io non immagino, sicuramente tu starei ancora peggio rispetto a noi, non immagino per niente Alberobello sgombra, fammi utilizzare questo termine, dai turisti, perché sicuramente è uno scenario bellissimo, come dice un nostro amico in linea, una vista mondiale. Però ecco, immaginare Alberobello senza il turista, senza lo straniero, il tedesco, il francese, l'americano, non certo. È una bella cosa. Ma non ci dobbiamo far deprimere, abbiamo delle certezze ormai conquistate in maniera molto molto forte insieme a tutto il comparto. Considerate che 4-5 anni fa qualsiasi comune turistico lavorava 4 mesi, anche il comparto alberghiero era limitato a questi 4 mesi. Adesso io parlo per Alberobello con certezza, ma sicuramente è così in molti altri comuni d'Italia, di Puglia in particolar modo,
la stagione turistica dura praticamente tutto l'anno, quindi si potrebbe tranquillamente dare innanzitutto delle tranquillità a chi deve venire ad Alberobello in Puglia, perché abbiamo delle curve sicuramente in miglioramento e un'incidenza del Covid minimale rispetto a dove ha seminato tragedia, vedi la Lombardia, vedi il Veneto, e invogliarli a venire. Abbiamo dei buoni segnali in questo senso, mi dicono alcune compagnie di tour operator che cominciano ad avere delle timide prenotazioni, però anche importanti, addirittura dall'estero, e in prima battuta avevamo considerato che forse l'estero si sarebbe mosso per ultimo. Oggi si punta più realisticamente sul turismo cosiddetto di regione, domestico. In realtà vediamo che già qualcosa si comincia a muovere. E i ristoratori forse erano stati male informati, pensavano che i comuni potessero d'amblè esercitare tutto un diritto di esonero dalle tasse, così non è, glielo abbiamo spiegato con pazienza, hanno già capito che è il governo che deve intervenire. Ieri abbiamo avuto questo primo riscontro e quindi dobbiamo star tranquilli. Avendo destagionalizzato sappiamo di poter partire in qualsiasi momento dell'anno, magari sarà già all'inizio dell'estate, ce lo auguriamo tutti, ci faremo trovare pronti. Noi siamo allo studio anche di queste, stiamo studiando insieme ai ristoratori delle idee, perché la ripartenza sia fenomenale, sia fatta davvero al meglio possibile. Ancora una volta ci rimbocchiamo le maniche e operiamo. Non si può star lì a riflettere, a contrapporsi, non dobbiamo fare ancora una volta squadra, ognuno deve fare il suo compito e abbiamo tutte la capacità di ripartire al massimo. Beh, io penso che il sindaco abbia detto tutto e non più che lui poteva darci queste belle notizie. Sarà sicuramente un esempio Alberobello, sia per Alberobello ma anche e soprattutto per tutti gli altri comuni della nostra regione. Penso ai tanti comuni dal Gargano fino al Salento che sono meta ogni giorno, ecco, quella Puglia 365 ogni giorno di turisti. Sì, ve lo posso assicurare, quando in riunione con il direttivo ANCI abbiamo preparato prima la riunione con il presidente della regione, che sta operando velocissimamente, poi con Loredana Capone che ha voluto fortemente l'insediamento dell'osservatorio, che era agognato ormai da tanti anni, quando io ho detto ragazzi qua abbiamo tutte le capacità di ripartire, parliamo con la sovrintendenza come io ho già fatto un mese fa, prendo questo dialogo perché tutte le zone di ogni centro storico siano sfruttate al meglio, esaltando la nostra bellezza, la bellezza dei nostri centri storici, tutti avendo la capacità di avere a video tutti i sindaci del consiglio direttivo, era un consenso unanime per Barletta, per Foggia, per Peschici, per Lecce, bello, per Polignano, per Monopoli, quindi c'è l'entusiasmo, c'è la capacità e la voglia di ripartire, quindi noi ce la metteremo tutta, dobbiamo essere determinati e nei momenti difficili che bisogna tirare qualcosa fuori di più, di nuovo, rilanciare, fare qualità, come sentivo dire prima, che deve essere da sempre e per sempre il nostro elemento di forza. La qualità ce l'abbiamo qui alle spalle e noi dobbiamo anche aumentare, se possibile, le qualità in cucina, e come sentivo dire prima da Giuseppe, e lo dirà sicuramente Mariano, insomma, noi abbiamo un propulsore enorme nelle cucine, abbiamo una tradizione fantastica, è un'attrazione straordinaria. Penso che chiunque di noi sia andato all'estero, quando diciamo che siamo pugliesi, ci dicono che siamo, chissà come si mangia ad Alberobello. Certo. Nel frattempo, ecco, parlavi della curva. Per spegnere il telefono, mi dispiace. Ok, Michele, va bene, ma nel frattempo sono arrivati i dati dal presidente che oggi 11 nuovi casi, ecco, si conferma quel trend, speriamo bene, e speriamo anche soprattutto per i centri storici il sì della sovrintendenza, che è importante. Ciao Michele. Grazie, a presto. Ciao Michele. Mi sa che è caduta... Ciao sindaco. Sì, è caduta. Allora, tutti insieme, vediamo se ce la facciamo. Abbiamo la Lovari dalla Toscana, Giuseppe. Abbiamo un minuto per un saluto di gruppo. E un abbraccio a tutti. Noi non possiamo che ringraziare voi e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Vediamo che veramente ci sono tantissimi. Tra l'altro abbiamo anche
Settimana prossima vedremo quello che accade in Europa e tra 2 settimane addirittura arriveremo a Taiwan ed Australia. Quindi, come vedete, tantissimi ci stanno scrivendo perché vogliono intervenire in questa bellissima, diciamo, rete che abbiamo voluto fare inizialmente per gioco io e Daniele, vero? E poi è diventata vera e propria, insomma. Ma per gioco lo sai, caro Mariano, che nascono le cose belle. Ecco, tu bevi poco, però io bevo non tanto come Giuseppe, birra, però quando ci sediamo a tavolino davanti a un buon bicchiere di birra, un bicchiere di vino, escono buoni progetti. Grazie ancora, io direi di chiudere perché siamo in ritardo. Ciao a tutti, grazie ancora. Ciao Giuseppe, ciao. Grazie a tutti, grazie, ciao.